situazione un po' surreale. Stiamo parlando di, infatti, di Latina. Se non sbaglio, ci sono state quattro elezioni in 6 anni, segnatamente perché succedeva che il centrodestra arrivava davanti al primo turno, superava le liste di centrodestra, superavano il 50% dei voti, quindi però il candidato sindaco centrodestra invece stava sotto, si teneva il ballottaggio che veniva vinto dal candidato di centrosinistra, che era sempre stato Damiano Coletta, che si ripresenta anche questa volta, e quindi si creava la situazione che si definisce una trazoppa, cioè siccome si è sopra il 50% non si applica il premio di maggioranza per il candidato vincente, quindi la maggioranza del consiglio va al centrodestra, il sindaco però viene eletto nel ballottaggio e quindi di altro colore. Questa volta forse il centrodestra ha più possibilità di vincerla già al primo turno perché i candidati questa volta sono solo due, quindi dispersione dei voti zero, giusto Giulio? Sì, quarta elezione in 6 anni, alla Latina, ormai è un classico quasi. Coletta ne ha vinte due, non so se riuscirà a ripetersi per la terza volta, non ne sono molto convinto, ecco, proprio perché stavolta i candidati sono solamente due, Coletta, appunto, sindaco uscente, e Matilde Celentano, che è stata capogruppo dell'opposizione in Consiglio Comunale di Fratelli d'Italia. Latina sappiamo che, insomma, è una città con una fortissima tradizione di destra. Alle recenti regionali Rocca ha preso quasi il 70% in città, in uno scontro, in una partita a due, ecco, che si risolverà già al primo turno. Faccio un pochino fatica, ecco, a credere che Coletta possa stare davanti alla Celentano. Sicuramente, ecco, il centrodestra è proprio un classico esempio in cui il centrodestra è molto trainato dalle liste, no? Lo dicevamo anche a Catania, per questo nelle ultime due occasioni era davanti al primo turno e poi al ballottaggio senza traino delle liste ha vinto Coletta. Stavolta però i candidati sono due, quindi il ballottaggio non ci può essere. Quindi credo che alla fine, in un modo o in un altro, la Celentano dovrebbe vincere, magari non con il 60-70% Comunque sempre sotto preso le sue da. liste, ma questa volta dovrebbe riuscire a Sì, vincere. però insomma dovrebbe riuscire a stare davanti, a meno che non ci sia un voto d'opinione Anche perché Giulio, in tutti gli larghissimo altri verso casi, comunque, Coletta. il candidato di centrodestra, a seconda di chi è stato, era sempre arrivato davanti a Coletta, poi si è ribaltato nel ballottaggio. Questo non può succedere stavolta, quindi. Esatto. Allora, Io su Latina io francamente non riesco proprio a immaginare che volevo Coletta sentire il possa parere anche di vincere stavolta, Martina, però. che della zona, giusto? Sì, esatto, Francesco. Latina è la mia città, la conosco molto bene, in particolare, diciamo, dal 2016 in poi, nel 2016 ha trionfato il centro-sinistra con il sindaco Damiano Coletta di Movimento Civico Latina Bene Comune, poi nel 2021 si è riandati al voto, il sindaco Coletta non ha pur avendo appunto battuto la destra per la seconda volta non aveva la maggioranza in consiglio comunale, quindi sono state fatte poi alleanze interne. Poi diciamo è intervenuta una sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato che le elezioni a Latina dovevano diciamo ripetersi perché c'erano stati diciamo delle incongruenze elettorali e quindi diciamo di nuovo la città è stata commissariata, si sono rifatte le elezioni e qui per la terza volta il sindaco Coletta ha di nuovo rivinto, appoggiato da tutto il centro-sinistra, soltanto che non avendo ancora di nuovo, come appunto dicevi prima, la maggioranza in consiglio comunale, che è successo poi che dopo poche settimane è stato sfiduciato. Ecco, quello che mi viene così da dire è che Latina è una città sicuramente complicata, storicamente di destra, però dal 2016 in poi molte previsioni sono state disattese, quindi insomma credo che la partita sia giocabile. Ecco, ad oggi si sono svolte le primarie in città, i cittadini hanno comunque scelto per il campo progressista Damiano Coletta, che è appoggiato da Latina Bene Comune, per Latina 2032, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Insomma, vedremo.
qui ci chiedevano anche come mai Coletta si è candidato per 3 volte. Adesso dipende come si intende questa domanda. Perché ha potuto farlo? Perché non ha mai concluso il mandato, quindi lui non ha nemmeno contato ancora il primo di mandato, quindi potrebbe farne ancora 2 di fila volendo, perché sempre finito prima. Se invece Martina la vogliamo intendere come perché continua a candidarsi. Ma c'è una parte molto consistente della città che appoggia Damiano Coletta, e diciamo una parte notevole di una Latina, diciamo, che dal 2016 in poi ha deciso un po' di cambiare strada, perché effettivamente era un caso, diciamo, sorprendente che vincesse il centro-sinistra in una città storicamente di destra. E diciamo tutto nasce anche da una voglia di riscatto. Latina era stata prima del 2016 commissariata, c'erano state diciamo molte inchieste, poi anche, diciamo, che hanno avuto riscontri anche a livello nazionale, quindi diciamo di una città molto martoriata dall'illegalità, per cui appunto c'è veramente una parte di città che ancora crede, appunto per questo poi Damiano Coletta si è ricambiato di nuovo. Probabilmente, visto che Alessandro ci ha specificato, intendeva perché persiste, probabilmente anche perché è l'unico candidato del centro-sinistra che è così competitivo, perché è oggettivamente competitivo, l'abbiamo detto anche tu, certo. La città di destra. Un eroe, un eroe in terra straniera. Federico, Coletta è un grande personaggio, devo dire, cioè medico, calciatore dall'altro delle giovanili, sì. Nascite giovanili, perché la sua è professionista. È scorretto in parte dire che nel 2016 vince come candidato al centro-sinistra, perché si candida con delle liste civiche di area ambientalista, e forse la debolezza successiva è proprio forse l'essersi poi schierato in qualche modo, forse inevitabilmente poi, perché l'effetto novità finisce con il centro-sinistra. Latina è una città ovviamente di destra, è ovviamente la vecchia Littoria fondata da Mussolini con Federico, vediamo alle politiche 2022 oltre il 50% dei voti. Sì, una città, diciamo, di destra, ha sempre avuto sindaci democristiani e sindaci di destra, Zaccheo, uno di questi, insomma, di Alleanza Nazionale proprio, quindi della destra missina o post missina o post fascista, che si può dire. Quindi Coletta è veramente, giustamente, sì, è quasi un personaggio quasi eroico, ecco, per certi versi, perché vincere a Latina per un candidato non di destra è veramente un'impresa eroica, al di là oggettivamente lo è proprio perché è un qualcosa di quasi inimmaginabile proprio dal punto di vista razionale. Quindi Coletta ha evidentemente una presa, diciamo, personale fortissima su parti del popolo di Latina, proprio un qualcosa di un collegamento proprio di questo tipo. Poi secondo me poi piano piano l'effetto novità finisce e probabilmente io qui mi fido di Giulio e terza volta, diciamo, questa volta tutto è possibile, però insomma si è visto anche alle regionali, no, in città che aria tira. Io faccio veramente fatica in una sfida a due, ecco, con il traino delle liste, no? Faccio veramente fatica a vedere il centro-sinistra, Coletta, insomma, mettere il naso avanti. Ecco, sarebbe veramente qualcosa di incredibile, perché per l'appunto non siamo al ballottaggio, no? Dove non c'è la spinta dei partiti. Questa è una sfida che si decide al primo turno. Quindi c'è il traino delle liste, è determinante. Francamente, ecco, nonostante il voto disgiunto, insomma, l'abbiamo detto tante volte, però ci vorrebbe veramente un'ondata popolare inedita. Insomma, è difficile immaginare che Coletta il centrodestra possa perdere al primo turno, visto che siamo sicuri che non ci sarà il ballottaggio. Va bene, allora, archiviata.